presto, andiamoci da qui. Oh no, la stella! Tutito! Guardate, la stella cobalto è quasi completa. Torna qui. No, vai via da me. Guarda, Mario. Ho qui l'ultimo pezzo. Con questo la stella tornerà alla sua forma originale. E quindi? Perché non lo facciamo? Spiegaci! Ma non possiamo permetterlo. Ma perché? L'abbiamo cercata fino adesso! Eccolo! Credevate davvero che mi fossi arreso? Siete proprio stupidi! Adesso mi prenderò la giusta ricompensa per tutto il tempo passato a seguirvi! Mi prenderò tutto il tesoro, è tutto mio! Vai! No! Ecco! Perché invece di dire non fatelo, buttiamolo via, spaccate quella stella? Adesso tocca a te! Sorella! Puff! Cacchio! Che succede? Che succede? Psiu. Ah! Sono un fungo! Oh, oh no! Che succede? Il pezzo della stella cobalto conteneva un'altra principessa Shroob! Cioè? La principessa Shroob ha una sorella! E che cacchio! Non ce lo potevi dire invece di tergiversare! Tum, tum, tum. Eccolo qua, infatti. Guardala qui, la sorellona. Quando sono arrivata in questo tempo, la principessa Shroob mi ha attaccato. Io ho preso la stella cobalto, la fonte di energia della macchia del tempo e... vi ho intrappolato la principessa Shroob, poi l'ho distrutta. Ah! È stato allora che la giovane principessa Shroob mi ha colta di sorpresa catturandomi. Ora che i pezzi della stella cobalto sono riuniti, la principessa Shroob vecchia è di nuovo libera. Perché giustamente, invece che dircelo subito, hai dovuto... Oh no, perché l'avete fatto? Perché l'avete... Testa di fungo, mi fate ridere, siete patetici. Avete raccolto i pezzi della stella cobalto senza immaginare la verità. Mi avete liberato. Adesso l'orribile stella cobalto non esiste più. Ora non temo nulla, avete capito? Nulla. Oh no, quindi lo spirito con cui abbiamo parlato al colle stella. E ricolleghiamo un attimo le cose. Ricolleghiamo un secondo. Tralasciando Peach, che va bene, ma il colle stella, visto che è un posto addirittura senziente, non avrebbe percepito della negatività, dell'essenza malvagia all'interno della stella? Non ha reagito in nessun modo? Un posto che c'ha un portone che ti giudica dal tuo stato d'animo, se il tuo cuore è puro, eccetera, eccetera? Non valuta che la stella è contaminata? Davvero? Io capisco che è un gioco, però che cazzo? In realtà era la principessa Shroob che era intrappolata nella stella. Urgedia! Voglio darvi una ricompensa per avermi liberato. Vi piacerà, vedrete! Mia sorella, la mia amata dolce stupenda sorella, la vendicherò! Partiamo per la stratosfera! Sì, quanto in alto! Combatteremo qui in alto! Testa di fungo! Morite! Let's go! Oh, i pidocchi! Ok, ciccia! È il momento! Vediamo quanto riusciamo a farti! 1, 2 e 3. Voglio vedere se riesco come gli speedrunner a ucciderla. No, qua ho sbagliato io il tempismo. Me ne sono reso conto subito. Ma che stronza! Ma
Mario, tirati su, per favore. Mario, Luigi, vi aiuto io. Mandate la stella in alto per abbattere gli UFO. Così. Troppo. Guarda un po' chi è che combatterà. C'è chi attaccherà. Guarda caso, ecco fatto. Gigi, tocca a te. Mi dispiace. Vai, colpisci. Prima ho sbagliato io. Che non è che ho perso il tempismo, ma sapevo che ormai avevo premuto troppo presto. Che poi io non vedo la differenza con l'utilizzare quattro strumenti invece che uno solo, però. Magari è solo Luigi che fa più danno, Però non mi sembra. Ok, andata. 785. Ah, no! Credevate che fossi morta? Vi sta bene, pezzi di merda! La fase finale? Ma è svenuta, Peach! Quant'è bella sta musica! Allora, a livello di epicità, non è paragonabile sicuramente al finale di Bowser in Story, ma è fatta bene. Cioè, sentila! È stupenda. Bella, bella, bella. Qua. Ciao. Dobbiamo avere culo che Gigi faccia subito tanto danno. Vai, Gigi. Perfetto, perfetto. Ok, 500 e passa l'1. Non male. Olla, è ancora in piedi? Aia, è l'ultima, ho perso io il ritmo. Ma è contato come uno? Perfetto, mancava pochissimo. Vabbè, abbiamo perso un turno per nulla. Ok, Gigi. È il tuo turno, colpisci la corona. Per pochissimi punti, perché sennò avevamo già qua mi ha sballato lui perché non ha più colpito la corona. Però almeno la corona è disattivata ora. Ok. Qua cos'è che fa? Ok, fuoco ed elettricità, quindi. Presi in pieno. Ti sta bene. Che fai? Aia, ma no. Ok, qua non sapevo chi avrebbe colpito quale. Quindi fungo vita, vai Mario. Gigi, qua è il tuo turno. Vai di fiori mix, anche se forse sarebbe meglio usare il fiore clone, ma almeno ci liberiamo subito dei tentacoli. Ancora un po', ancora un po'. Ok, 531, non male. Ah, di nuovo. Ok, dobbiamo sperare. Fulmine, fulmine. Ok, due ciascuno. Perfetto, non male, complimenti. Ok, vai di... Sì, fiore clone. Che poi... Il fiore clone, ora che ci penso, ha lo stesso funzionamento, un po' più potente. Ho sbagliato il turno qua. Più potente della ciliegia che c'è in
Com'è che si chiama? Oh, 3D World? Ok, non mi ricordo adesso. Se adesso però stiamo zitti, dovremmo riuscire a farcela. Vai Gigi, sfondala. Sfondala a calci, sta stronza. Ce l'abbiamo fatta? Vittoria? Yatta? E vai, vittoria! Ah, stupide testa di fungo! Avete sconfitto me, ma non gli Shroom! Un giorno gli Shroom festeggeranno sulle ceneri di questo patetico regno! E vai! Hai preso la principessa Shroom trasformatasi in un fungo. Complimenti! Mario, Luigi, vi ringrazio. Grazie a voi il regno dei funghi di quest'epoca è salvo. Sono tanto, tanto felice. Ti sta bene, Bowser? Questo fungo velenoso, cosa ne facciamo? L'opera in piedi di Shroom ha lasciato il segno. Ma si è ritrasformato. Ah, il fungo! Cosa? Le lacrime di bimbo! Quindi adesso fanno piangere i bambini per produrre un antidoto. A schiaffi.